Il signor Ponza, la sua misteriosa moglie e la suocera signora Frola sono i protagonisti della trama da poliziesco che Luigi Pirandello costruisce nel 1917 con Così è, se vi pare, e che il Teatro Stabile di Torino porta in scena al Carignano fino al 6 gennaio, per poi partire con una tournée in giro per l'Italia. Un gioco di enigmi sul tema, caro al drammaturgo siciliano, della dimensione sempre tragicamente soggettiva della verità, che non esclude una potente dimensione grottesca. La verità esiste oppure no? A sfidare questo classico del teatro italiano, con il quale si sono cimentati mostri sacri e mattatori, è il pluripremiato Filippo Dini, interprete e anche regista di questa nuova produzione. Il 45enne artista genovese scardina la tradizione del pirandellismo con un Pirandello innovativo, ma comunque tradizionale. Il confronto tra i personaggi si consuma come un gioco al massacro, violento e crudele, in un claustrofobico interno borghese. L'allestimento si muove in una dimensione onirica e surreale. Non c'è realtà, non c'è verità, se non quella mutevole e soggettiva dell'inconscia, del sogno. Nel palleggio di attribuzione della pazzia su cui Pirandello fonda la sua intera commedia, Dini indica una strada alternativa. I pazzi sono i borghesi del paese, gretti e pettegoli, che osservano e giudicano dal di fuori, simili agli spettatori di un grande show permanente, così come del resto è il mondo attuale. Tra gli attori, oltre allo stesso Dini, emerge una signora Frola interpretata davvero con grande spessore e con una vibrante passione da Maria Paiato. Credo che Pirandello sia un autore nostro contemporaneo, forse addirittura futuro, spiega il regista, e che la sua drammaturgia sia ancora piena di luoghi da esplorare e segreti irrisolti. Egli aveva 50 anni e scrisse una commedia, una parabola, dove un gruppo di signore e signori borghesi disquisiscono, si arrovellano e forse perdono alla fine la ragione per determinare chi, tra due poveri disgraziati, sia pazzo e chi sia invece sano di mente. A causa di ciò si tortura una vicenda con tanta ferocia che arriveranno forse alla follia, senza essere giunti a nessuna conclusione, senza aver raggiunto nulla, niente. La commedia è tutta lì, conclude il regista, e ognuno di noi non può sottrarsi al terribile confronto con essa, con il sorriso perfido e privo di indulgenza che ci rivolge il nostro poeta.